Anzi, benvenuti da vostro Rosse Mirmi su GamerCrew.com. Vabbè, come potete vedere da stamattina, se state vedendo questo video, è la fine del countdown, del famosissimo countdown che praticamente avete visto in questi giorni su GamerCrew.com. Ci sono grossissime novità, come potete vedervi in giro, dal portale, nuovo portale di GamerCrew.com. Precedentemente noi avevamo una beta, abbiamo visto una grossissima risposta da parte dell'utenza, abbiamo fatto un bei record per soli 2 mesi di attività, questo logicamente grazie al nostro impegno, ma soprattutto ragazzi grazie a voi che ci state seguendo, ci state facendo tanti complimenti, ma soprattutto ci state anche dando tantissime idee. Queste novità di oggi, ragazzi, sono da fuori di testa. Allora, partiamo dal nuovo portale. Nuovo portale, implementeremo una ladder, la famosissima ladder che si vede nei siti europei. Non è che siamo i primi in Italia a portarla, la ladder, però abbiamo voluto fare questo passo per automatizzare un po' tutto, un po' i tornei, perché già, vedete, una ladder vuol dire già avere tanti tornei in previsione per tutti voi. Questa ladder, oltre a questa ladder che ci vuole avvicinare un po' agli standard europei, è anche un segnale per dire basta con determinati tipi di modalità, avviciniamoci molto a livello europeo. È molto importante anche perché, faccio l'esempio di Call of Duty, punta tantissimo quest'anno Activision insieme, avete potuto vedere, a Microsoft, al competitive, all'EA Sports. Ci stiamo avvicinando e noi di Gamer Crew vogliamo stare a passo con l'Europa anche tramite i feedback di tutta l'utenza. E, oltre a questo, ci saranno varie novità, tipo lo shop online. Potete vedere sulla barra c'è lo shop, questo è un servizio in più che vogliamo offrirvi a tutta l'utenza Gamer Crew. Implementeremo anche un servizio news, quindi vi tratterremo, oltre che con le classiche news che avete potuto notare in questi giorni, in questi 2 mesi di attività di GamerCrew.com fatti dai nostri user, ma andremo anche a fare dei veri e propri articoli secondo GamerCrew.com, andremo a fare dei vlog anche con resoconti settimanali. Logicamente non è che noi ci vantiamo di essere una testata giornalistica o quant'altro, no, è solo un servizio che vogliamo offrirvi in più. Infatti da qui partiamo con la presentazione dei partner, perché ci sono anche novità soprattutto su questo aspetto. Il nostro primo partner che andiamo a presentare è Game Music Network, che si prenderà l'incombenza di gestire il canale YouTube di Gamer Crew, il G-Crew Channel. Cosa vogliamo fare con questo? In pratica tutta l'utenza Gamer Crew può postare i suoi video su YouTube, sul nostro canale. Grazie a Game News Network selezionerà tutti i video più idonei da andare in Gamer Crew e vi darà anche la possibilità di diventare partner appunto del network stesso. Infatti è un po' una sorta di talent scout. Poi logicamente metteremo tutti i nostri vlog, i nostri articoli, anche Power metterà i suoi video, e quindi ci saranno tantissime novità anche sotto questo aspetto. Apriamo anche una collaborazione più sostanziosa con Agna.it. Avete imparato a conoscere voi di GamerCrew Agna.it e soprattutto Agna.it, l'utenza di Agna.it ha incominciato a conoscere GamerCrew grazie ai video sul loro canale YouTube e sulle loro pagine Facebook. Agna.it adesso praticamente darà la possibilità ai suoi utenti di effettuare nella nuova piattaforma Gamer Crew tornei appunto sponsorizzati da Agna.it. Una cosa molto bella di Agna.it che mi ha favorevolmente sorpreso e mi ha fatto veramente tanto piacere è la cosa che si sta interessando tantissimo al competitive italiano, quindi è un grandissimo elogio che io personalmente, Ross Mirmi, faccio a Agna.it. Veramente ci faccio i complimenti perché è una bellissima iniziativa incominciare a far conoscere il competitive anche al resto di tutta l'utenza italiana, che è davvero grande, ragazzi. Noi siamo tantissimi, soltanto che non c'è uno sviluppo sotto questo aspetto. Competitive, ragazzi, non deve essere per forza il pro gamer, anche a livello diciamo
di divertimento, anche casual gamer che partecipa ai tornei divertendosi. Infatti noi scinderemo le due cose e soprattutto daremo la possibilità anche ai casual gamer di divertirsi nei tornei e vincere qualcos'altro. E adesso ragazzi, l'ho lasciato per ultimo, ma passiamo al partner che avrà delle esclusive su GamerCrew.com. Assolutamente fuori di testa, una bella sorpresa che GamerCrew ha voluto preservarvi, soprattutto in questi giorni con il famosissimo countdown che fondamentalmente dava il via un po' a tutte queste notizie che vi ho dato fino adesso. Adesso è giunto il momento di quest'altra notizia. Partner ufficiale con 16 Games. Cos'è 16 Games, ragazzi? 16 Games è una catena di negozi italiana. Cioè, teniamo a precisare questo, è una catena di negozi italiana, quindi va benissimo per noi, andate negli shop 16 Games, perché veramente è una bellissima catena. Io oggi qui, ragazzi, sono alla sede di 16 Games e sto vedendo delle cose pazzesche. Logicamente ci sono anche tantissime notizie che non possiamo divulgare, ma veramente sono straordinarie, per dirvi. Si conosce già la data di uscita di Xbox, noi di GamerCrew lo sappiamo, 16 Games soprattutto lo sa perché io l'ho presa qui la notizia, ma logicamente non la divulgheremo fino a fonti ufficiali Microsoft, che appunto si preserva il diritto di praticamente annunciare il lancio della console. Allora, dicevo, parlavamo di questi negozi, voglio far vedere giusto un concept dei negozi che voi troverete in 16 Games. Scusate le spalle, voglio farvi vedere il draghetto 16 Games. Allora, guardate qui, questo è un concept che troverete nei negozi sparsi in tutta Italia. Ben 70 negozi sparsi in tutta Italia nella catena. Allora, cosa facciamo con 16 Games, ragazzi? Noi cominceremo a quello che già abbiamo già preannunciato in precedenza nei due mesi scorsi, di GamerCrew.com. Ci sarà un'impronta pay to play, perché basta con i classici premi, basta con i torneini così, noi anche li abbiamo fatti in quest'estate per tenervi ben occupati, ma basta con questo. C'è l'esclusiva, la maggior parte dell'esclusiva con 16 Games per i tornei pay to play su GamerCrew.com. Allora, avremo, ragazzi, un'apertura di stagione allucinante. Non ci credete? Ve la sto dicendo. Allora, abbiamo dei tornei PS3 e Xbox One, senza nulla di più. Partiamo con Call of Duty, dove ci sarà questo pay to play, ragazzi, i primi quattro, cioè il primo team, quindi ci saranno le modalità Decerto o c'è The Standard sicuramente su la nuova ladder di GamerCrew.com. Ci saranno questi tornei, ai primi andranno quattro console, sia PS4 per il torneo PS3, quindi 4 PS4 per i primi classificati al torneo Call of Duty su GamerCrew.com. Per quanto riguarda la 370, invece al pay-to-play ci saranno 4 console, Xbox One, per il torneo Call of Duty, da certo, questo sicuro, su Xbox One. Non solo, ma in entrambi i tornei ci saranno, per gli altri classificati, ben 8 Call of Duty Ghost. Quindi apriamo un torneo su PS3, il primo torneo 4 PS4, secondo altri, perché è una struttura complessa ma molto divertente, ci saranno per gli altri 8 Call of Duty Ghost. Stesso discorso invece anche per l'Xbox One. Ovviamente, ragazzi, tutti questi eventi verranno anche mandati in streaming, logicamente da SGL, il canale che conoscete, cioè il mio canale fondamentalmente. Il canale che poi è diventato di GamerCrew. Poi, quindi, apertura stagionale assurda. Soprattutto abbiamo anche una novità per tutti i clienti 16 Games, una cosa molto bella, nel senso che ci sarà un torneo di FIFA 13, dove ci sarà FIFA 14 in palio solo. Però questa è esclusiva solo negozi 16 Games, quindi recate verso i negozi 16 Games per avere informazioni e soprattutto iscrivervi al torneo per vincere FIFA 14. Però abbiamo pensato, facciamo un torneo dove c'è
fondamentalmente un 70 negozi, che facciamo? Mettiamo solo guide del FIFA 14? No, ragazzi, ci buttiamo anche un abbonamento. Quindi il primo classificato, abbonamento più FIFA 14. Il secondo classificato, ahimè, purtroppo avrà solo FIFA 14, ma il terzo avrà solo l'abbonamento. Ragazzi, ovviamente sto ironizzando, questa cosa è una grandissima novità per tutti i 16 games, clienti 16 games, perché anche questo verrà mandato in streaming. Cercheremo di mandare in streaming le partite di FIFA, quindi scontro fra negozi, perché i classificati all'interno di ogni negozio si scontreranno poi tra negozi. È una cosa molto, molto, molto simpatica, quindi sia voi si avrà, diciamo, il campione 16 games. Oltre questo, ragazzi, c'è un'altra novità, cioè fuori di testa, che in questi mesi molti mi hanno chiesto un qualcosa in particolare, perché volevano, vogliono bene Gamer Crew, si sono fidelizzati a Gamer Crew e volevano un evento in particolare di Gamer Crew. Allora, da febbraio, ragazzi, partiranno le iscrizioni e le qualificazioni per la LAN 16 Games Gamer Crew. Ripeto, ragazzi, partiranno da febbraio le qualificazioni per la LAN 16 Games Gamer Crew. Questo perché 16 Games già nel suo circuito vanta un numeroso numero di player, superiamo i 1000. E poi questo soprattutto perché vogliamo implementare anche il lato competitive, soprattutto perché sapete, Gamer Crew è nato soprattutto come competitive e si vuole allargare a una missione molto più ampia, quindi accogliamo i casual gamer. Tanto è vero che se sono noi tra 16 Games e Gamer Crew, in questa sinergia creeremo un circuito vero e proprio, che poi andremo a distinguere per bene, ma un pro circuit 16 Games Gamer Crew, che partirà da febbraio per le qualificazioni per la LAN che si terrà, insomma, comunque d'estate. Tenetevi aggiornati su Gamer Plus, noi sicuramente vi daremo delle notizie in merito. Quindi, ragazzi, LAN 16 Games Gamer Crew, dobbiamo partecipare in tanti. Detto questo, cosa dire, ragazzi? Credo che questo video vi abbia portato più di una notizia bellissima, cioè abbiamo avuto questa idea di mettere il countdown, perché ogni volta da oggi in poi che ci sarà un countdown su gamercrew.com vorrà dire che ci sarà qualcosa veramente di speciale, e il video di oggi vi dimostra, scusate, il video di oggi vi dimostra che ci sarà ogni volta un qualcosa di speciale. Non siamo banali, non vogliamo più essere banali, vogliamo dare un cambio di rotta al tutto gaming italiano. E non ho mai dato risposta, come avete potuto vedere in questi mesi, soprattutto a chi veniva a fare il bulletto, chi specifica, perché, ragazzi, abbiamo voluto parlare con i fatti, stiamo parlando con i fatti, e tutto questo è per voi, è per offrirvi un servizio migliore e per lanciarci nel gaming europeo. Con questo, ragazzi, vi lascio nel nuovo portale, ve lo lascio godere. Se avete qualche difficoltà, mi raccomando, chiedete a tutti gli staffer, soprattutto anche perché dovete fare, per chi già era registrato alla Gamer Crew, deve fare il recupero password, un semplice password, deve recuperare la password perché si è cambiato di piattaforma. Logicamente, se vedete tutti i vostri messaggi cancellati, ci dispiace, però è un passo che deve essere fatto. Con questo vi lascio e soprattutto vi lascio con tanti auguri nel vostro cammino in Gamer Crew, e faremo grandi cose. Quindi, ragazzi, alla prossima, ciao!